Ora torniamo in Italia. A causa dell'emergenza coronavirus c'è chi specula su oggetti divenuti importanti nella vita di tutti i giorni, come le mascherine protettive. Federfarma chiede chiarezza. Contro gli accaparramenti, i farmacisti chiedono di poter vendere le mascherine singolarmente, spacchettandole da confezioni da 50 a 100 pezzi. Chi lo ha fatto è stato multato, dice Marco Cossolo, presidente di Federfarma. Avevamo chiesto una normativa chiara che ci consentisse di vendere le mascherine sconfezionate, anche quelle non con marchiatura CE, purché avessimo ripreparito noi la certificazione. Sono tutte norme che sono già previste al Cura Italia, ma siccome non c'è un'interpretazione chiara, gli enti verificatori stanno facendo delle multe sul territorio e questo scoraggia le farmacie. Con il risultato che mancano le mascherine. Per evitare le speculazioni, imporre un margine di ricarico. Un ricarico fisso, esattamente come funziona per il farmaco etico. E avevamo proposto un ricarico anche inferiore. E il costo di una mascherina non dovrebbe superare di 1,52 euro per le mascherine chirurgiche, di 6-7 euro per le FFP2. I farmacisti chiedono di poter distribuire gratuitamente le mascherine della protezione civile. Alcune regioni hanno dato seguito a questa richiesta, altre no. Noi ci aspettavamo un provvedimento nazionale. Poche regole ma chiare. Visto che c'è un commissario, io dico che dovrebbe avere pieni poteri. Sappiate che i problemi sono questi, noi chiediamo solo, diteci cosa dobbiamo fare.